Siamo ritornati dalla pausa pranzo, vedo ancora tantissime persone in questa sala, la cosa mi fa molto piacere. Vi rubiamo 10 minuti per premiare quelle che possiamo considerare dei tecnici che hanno voluto partecipare a quelli che noi abbiamo chiamato i Modeling Olympic Games, e una sfida con SolidWorks, con un tempo e con un obiettivo da raggiungere. E l'obiettivo quest'anno era abbastanza particolare, quello che abbiamo voluto fare, perché quello che abbiamo chiesto alle persone di realizzare era praticamente una palla da pallacanestro, possiamo vederla, e diciamo che ha messo un po' in difficoltà delle persone, e quindi prima di andare a identificare i nominativi delle persone che hanno vinto, comunque si sono classificate sul podio, lascio la parola al mio collega Francesco Rustichelli che ci racconta come poteva essere eseguito con SolidWorks questo oggetto. Un'oretta. Sì, fai 40, metti 45. Ok, ho un minuto, quindi devo essere più veloce a parlare che a modellare. Così. No, non voglio entrare troppo nel dettaglio. Tra l'altro l'interfaccia qui usata è la 2016. E questo in particolare era un pezzo. Abbiamo un problema. Non va avanti. Com'è? L'ho già avviato. Ok, ci siamo. Niente. È un paradosso, il paradosso della modellazione parametrica, che in cui presto e bene vanno insieme, cioè se si segue l'approccio giusto, il metodo più veloce è anche quello che ti riduce la possibilità di errore. Qua il punto critico era creare una sweep, un taglio scontornato. Qui si è creata una linea di divisione, si poteva usare anche una curva proiettata. Con la 2016 questo sarebbe più veloce di quello che vedete. Io l'ho rifatto, ma l'ho rifatto in vecchio stile, quindi anch'io mi devo aggiornare, perché questo tipo di sweep si realizzano in modo più veloce. Punto chiave, che vale per questo pezzo particolare, ma vale per tutti i pezzi, soprattutto quelli meccanici, è sfruttare la simmetria. Sfruttare la simmetria significa ridurre il numero di operazioni e anche ridurre il rischio di fare le cose diversamente. Ultimo tocco, usando le funzioni di colorazione di SolidWorks, molto rapide, quindi sostanzialmente un po' una sfida, perché chiaramente non tutti, anche se la funzione critica era una sola, non tutti i progettisti meccanici incontrano questo tipo di modellazione. Ok, grazie Francesco. Come abbiamo... Grazie. Non era proprio un oggetto meccanico, la sfida era quella quindi di andare a guardare un pochettino oltre e a questo punto guardiamo quali sono le tre persone che hanno vinto. Sul terzo classificato, fallo pure apparire perché non abbiamo un nome, il tempo era stretto, a questo punto piuttosto che premiare una persona che ha realizzato qualcosa di più o altro, abbiamo deciso di premiare l'impegno che hanno dimostrato queste persone, che magari sono arrivate presto questa mattina, si sono volute mettere in discussione e a questo punto tra le persone che avevano raggiunto un buon livello di modellazione, abbiamo deciso di fare un sorteggio. Quindi chiamo qui vicino a me, Manuela, che farà lei, quindi prendo io in mano la ciotola, così, visto che io sono un commerciale, no? Molti non si fideranno di me, fai pure te il sorteggio, prendi pure un nome, un fogliettino, me lo apre anche, farò lo sforzo di leggerlo a questo punto. Beh, a questo punto abbiamo anche una ragazza, una signora, Lodi Alessia dell'Atlantic Fluid Tech, spero che sia qui in sala. Non vedo nessuno alzarsi, non la troviamo, ce lo teniamo a questo punto da parte e sarà il commerciale di riferimento a far avere alla signora Lodi Alessia il premio. Il secondo premio. A questo punto andiamo sul secondo classificato, Pucci Fabio della N. Blosi. Oh, ce l'abbiamo. Prego. Mentre si avvicina volevo spendere un minuto, una parola, perché il premio sarà un mouse 3D Connection del nostro partner che trovate anche, prego, che trovate anche nei nostri stand, e però abbiamo anche la possibilità di offrire quello che è un libro, il disegno tecnico industriale del professor Stefano Tornincasa del Politecnico di Torino. Grazie per l'applauso. E prego. Questo libro è in un qualche modo un
libro dove troviamo all'interno tutta una serie di informazioni, e un Baldassini rivisto e voluto, con tantissimi tutorial del mondo SolidWorks. È uno dei pochissimi libri, per non dire l'unico, in Italia con tutte queste informazioni. E questo è il Mouse 3D. Grazie. Complimenti e grazie mille per aver partecipato. A questo punto andiamo direttamente con il vincitore. Prego, Francesco. Perfetto. Cinetto Federico della Ducati. 9 minuti e 15 secondi. No? Signor Cinetto non è qui con noi, nella sala? Non vedo, ho le luci contro, chiedo scusa. Arriva? Aspettiamo. Vi abbiamo fatto aspettare tanto questa mattina, perfetto. Scusate con le luci contro, non vedo tanto. Grazie mille e complimenti, eh. Prego, in mezzo. Stessa cosa, un bel libro per lei, sarà un'opportunità spero, ci spostiamo un po' più avanti così siamo sulla luce, è un mouse, la versione Pro dello Space Mouse della 3D Connection. E questo è l'altro premio, un bel bacio della hostess. Grazie ancora. Perfetto, grazie a lei. Sorteggiamo un altro terzo. Perché? Sorte. No, dice Maria, dai. Sorte. Ah, ok, perfetto. Il nostro marketing ha giustamente proposto, visto che la persona non è disponibile, non sono io il sorteggiatore perché sennò sono un commerciale, quindi lasciamo a Emanuela questo compito della Eleonora, chiedo scusa. Giornata pesante. Speriamo che questo ci sia. Allora, Negri Alberto, AN Studio SAS. Ok. Prego. Ringrazio il marketing per questa disponibilità a premiare un'ulteriore persona. Mentre sale sul... Grazie perché comunque, ripeto, c'è stato dell'impegno, c'è stata la volontà di competere e di provarci. Grazie. Grazie a lei. Prego, così facciamo due foto. Ok, perfetto. A questo punto la parola passa al mio collega Roberto Casanova per la sessione sulle novità della soluzione SolidWorks. Prego Roberto.